Ciao. Ciao mondo. Madonna. Io non so se stasera devo uscire o no. Grazie, Michela. Ho fatto un cazzo oggi, sono stanchissima, ma è sempre così. Più non fai un cazzo, più sei stanca. Vabbè, qualcuno che commenta con qualcosa di sensato. Come è andata la vacanza? Bene, mi sono divertita di brutto. È proprio bello staccare la mente da Milano in generale. È stata una bella vacanza. Poi eravamo tutte ragazze, che bello, raga. Madonna, mi sento tipo un sacchettino. Sacchettino di merda. Mi viene da piangere, raga. Vorrei tipo morire. Non è vero. Non è vero. Però ho capito. Devo affittare una macchina. Perché devo andare a Torino questo weekend. Cioè, non questo weekend, però ho capito. Non so quando è, sinceramente, vabbè. Però comunque devo affittare una cazzo di macchina. Voleva dire bellissima, non bella. Dove vuoi viaggiare? Raga, c'ho un viaggio in programma che farò a maggio, raga. Che tipo è il mio sogno. Cioè, ma tipo è proprio impensabile. Cioè, è impensabile, raga, non so come dirvelo. È tipo un sogno che si realizzerà molto presto. Prendere la patente, ovvio. Però tipo è un posto, tipo il posto dei sogni di tutti, capito? Che tutti almeno una volta nella vita vogliono andare lì, capito? Ah, ma tra l'altro l'ho già detto, Miami, raga. Cioè, raga, Miami. Ci rendiamo conto che vado a Miami? No, perché io non mi rendo conto. Ma non mi interessa. Ma perché mi si apre le persone che sono in live? Non voglio vedere le persone che sono in live. Andare in America, mamma, non dire niente che sono in live, eh. Se devi domandarmi qualcosa, fare i nomi, non farli. Di mettere a posto la valigia. Ma come ci vai con la macchina affittata a Miami? Ma no, la macchina non devo affittarla per andare a Miami, devo andare a Torino. What the fuck? Ah, senti, Cristina, vai di là. Sono venuta subito che tu non sei venuta giù. Sì, me Appunto. ne vado quindi. Oh, Luna, vai via!
Miami Beach. Raga, ma avete capito che vado a fare la stripper? Mica 10 giorni guadagno quello che non ho mai guadagnato nella vita. Cosa vai a fare a Miami? La stripper, provare un po' così. È finita la sigaretta, devo aprire l'altra. Però non ho voglia di alzarmi, non ho voglia di fare niente. Alice Marzoni, io non esco stasera. Non ce la faccio. Cioè, più che altro non ho voglia di fare la doccia, vestirmi. Ciao zia, in viale Zara. Tua mamma si trova lì adesso, giusto? Sì. Ciao Amso. Gaia vai a Roma. Adesso no. Ma nemmeno io avevo intenzione di uscire. Ok, ci vediamo direttamente domani. Mi raccomando, amo. Verso le 4:15 vieni. Ci si vede domenica. Raga, mi raccomando, domenica tutti al sombrero. Come stai? Bene, bene. Tu? Siete pure gli orari, mi dai. Ovvio. No, ma così almeno... Capito? Piuttosto arriviamo un po' prima là. Sei una figa. In queste condizioni. Madonna mia, che brutto. Mamma mia, che. Mamma mia, nascondiamoci, ragazzi. Bene, sì, sono una vecchia. Ice. È da mio padre, Ice, sta bene. Ma dove li fai i piercing, cagami? Domani vedrete. Domani vedrete. Dove sei? Milano? Non Milano centro. Periferia. Ma perché mi si aprono? Ciao Nicola. Perché mi si aprono le cose a caso? Non mi va il touch. Ma perché chiami Sofì vomitina? Perché si è vomitata addosso. Cioè, più vomitina di così, raga. Milano, come ti vesti domani? Cazzo ne so. Vieni a Torino, sì. Ma comunque non devo venire questo weekend a Torino. Non è questo weekend. Boh. Ciao Billy. Tra poco droppo una hit. E se lo dici tu, e se lo zizi tu, non ti viene voglia di staccare quell'orso. Ma da dove? Che orso? Ma che orso, raga? Vabbè, non sto capendo, non voglio capire. Siete limbiate? No, ma andavo a scuola lì. Non vedo l'ora se è estate. Sì. Che belle unghie, grazie. Però non ci ho messo i pompon perché non ci stavano bene. Credo l'orso sull'unghia. Oh. Ma che cazzo vuoi? È bellissimo.
Non capite? Faccio nella vita lavori o no? Ancora nel 2022 non si percepisce il fatto che fare l'influencer, ok, è un lavoro. Ok? È un lavoro, cazzo, raga. Ve lo giuro. Cioè, io faccio l'influencer, lavoro sui social. Uso la mia immagine per fatturare, ok? È un lavoro. Può sembrare strano. È un lavoro. Posso non fare un cazzo. È un lavoro, raga. Sei l'influenza. Esatto. Esatto, essere influencer e anche influenzare le persone che ti seguono. Capito? Anch'io sono un influencer, guadagno bene. Come per te? Sì, ma visto che lavoro cosa fai? Allora, c'è tutto tipo una piramide. Ok, come tipo in tutti i lavori che c'è il capo, ci sono i dipendenti. Non è proprio così, ma io sono seguita da vari manager, ok? Questi manager vengono contattati tramite l'email che trovate sul profilo, ok? Da tutte le varie aziende, compagnie generali di tutto, che può essere, capito, un cantante che vuole sponsorizzare la sua canzone, vuole che faccia un TikTok con la sua canzone. Può essere un brand tipo Puma, tipo Jennifer, tipo di tutto e di più, capito? Che vuole la sponsor da me, che può essere tramite storie, tramite TikTok, tramite Reels, tramite post. Che però i post sono quelli che costano di più, ovviamente, ragazzi, ovviamente. Tutte queste, anche solo le campagne, capito? Contattano i miei manager e i miei manager mi girano i lavori a me. Come funziona? Loro si prendono una percentuale dei miei soldi, ok? E a me arriva il resto, capito? E poi ci vai a pagare le tasse perché non sono ancora entrata nel mood di pagare le tasse, ma devo farlo perché sennò mi arrestano, capito? Cioè, le sto pagando le tasse, non è che non le sto pagando. Però mi dà veramente il cazzo che qua in Italia costano, cioè, le tasse sono veramente troppe, infatti non vedo l'ora di andarmene via dall'Italia, perché in Italia non funziona bene sta roba. Però comunque c'è tutto questo meccanismo, capito? E poi anche solo tipo le serate, capito? Le ospitate che faccio, il tour, tra virgolette. Cioè, è lavoro. È lavoro, raga. Può sembrare strano anche tipo tutti gli shooting, è lavoro. Perché mi pagano per fare, cioè, TikTok, post. No, ovviamente non tutti, perché sennò, cioè, sarei milionaria, miliardaria. Però sì, cioè, ci sono cantanti emergenti, rapper emergenti che vogliono spingere il pezzo, quindi contattano me come tutti gli altri TikToker, così. Ma perché vedo la gente che non capisce un cazzo? Mamma mia, pane e frustrazione a colazione, pranzo e cena. Quanto guadagno? Boh, tengo, cioè, non voglio, capito, dire, nel senso, non voglio dirlo. Più che altro, guardate quello che faccio, capito? Nel senso, tutti i viaggi, le cose così e basta, capito? Ovviamente non è che mi dia soldi mio padre o mia madre, cioè, nel senso. Sì, cosa vuoi, Alice? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non ho letto. Sì, cosa? Sì, cosa? Dove hai preso la tuta? Eddie Barrow, c'è proprio la pagina Instagram.
Pensi di fare una bella vita ora come ora? Ovvio, ma no, raga, vabbè. Questo poco ma sicuro, cioè nel senso. È tipo la vita dei sogni. Sto interagendo con i follower. Dici proprio al mese? Anche, sì. Vabbè, raga. Cioè, non è importante. Cioè, fanculo, capito? Non è bello da dire. Raga, stavo per bloccare uno così. Raga, sei contenta di stare a casa? Direi proprio di no, sono depressa nel letto. Grazie. Vieni pagato bene. Dovete capire che tipo i prezzi di queste cose sono tipo assurdi, capito? Cioè, gente che per uno stipendio di 1200 euro lavora un mese, raga. Vabbè, nel senso, 1200 euro li puoi fare in 3 giorni, capito? Anche uno, capito? Cioè, sono prezzi proprio assurdi, raga, ma i social sono business, cioè sono veramente un grande business. Però è brutto, capito? Cioè, nessuno ne parla mai, non voglio parlarne io, perché poi magari passo per la sfacciata, capito? Però le cose stanno così, nel senso. Madonna, raga, ma sono sconvolta. Sei buona come il pane. Oggi niente serata. Ma non lo so, raga. Non so cosa, no, non faccio serata. Provo a riuscire. Ciao, papà. Non ti compri l'IQOS? Io non fumo quella roba, raga. Fa schifo l'IQOS. Papà, Alice ti saluta. Ho scritto ciao Max. La sigaretta non ci fanno entrare. Allora, a te non fanno entrare da una parte, ma dall'altra. Comunque, raga, non va bene. Cioè, più hai follower, più non puoi entrare da nessuna parte. Sta cosa non va bene. È da rivedere un po' il sistema delle discoteche, direi. Che qua veramente. È finita, è inutile che la fuma, è finita. Svapo. Dopo faccio una pagina. E dopo. Sì, vabbè, ciao, raga. Ciao. No, dopo vi taggo la pagina che me le ha date. Dopo faccio la pagina, dopo ve la taggo. Comunque l'avevo già taggata una settimana fa. Giuro, raga, non ho bevuto per farvi capire. Stai delirando, parli da sola. Alice. Alice. Suppona. Mia mamma mi ha appena scritto hai finito la live. Mamma! Non l'ho finita, eh! Neanche.
che mia madre mi caga. Perfetto, raga, che bello. Sei tornata da Fuerteventura. Non si vede la felicità sulla mia faccia. Cazzo, urli, osti. Osteria. E niente, perché raga, è giù mia madre. Ciao Rovella. Cosa fai stasera? Hai già trovato casa a Milano? Sto aspettando di fare la patente e prendere la macchina, così già inizio a risparmiare su Uber, perché 3.000 euro al mese così di Uber, anche no. E niente, prendo la macchina e poi così prendo casa. Però sinceramente, se mo sarò sempre in giro in viaggio, io nella vita voglio viaggiare, non voglio stare a Milano, voglio conoscere gente nuova, capito? Milano basta, sempre le stesse facce. La macchina te la compro, il Range Rover. Smettila. Parli bene l'inglese? No. No, raga, è molto arrangiato il mio inglese. Però minchia, dai, a Malta, raga, mi sono preso un aperitivo con uno, ci ho parlato in inglese, quindi ce la farò. Ce la farò. Cioè, raga, cioè, gli ho proprio raccontato la mia vita e per fargli capire c'ho la terza media. E però ce l'ho fatta, mi ha capito e tutto, e ho pure imparato l'inglese, quindi basta. Mo sono madrelingua inglese. Ciao, Gaia. Ciao, Yub. Fammi un autografo, non so scrivere. Spagnolo qualcosa sai? Zero, raga, spagnolo zero. Hola. Hola e basta. Oddio, mi è arrivato un messaggio di una mia amica. La mia investigatrice segreta. Segreta. Montenegro. Cazzo ridi? Non ho capito. Mi stanno arrivando quei messaggi, raga, che ho paura ad aprirli, che tipo ho una crisi tra... No, raga, vado. Scusate, devo andare a leggere i messaggi. Madonna mia. Raga, pregate, pregate. Mamma mia.